c'ho io sta. Se può fare. Non mi fate fermare, non mi sento da parlare. Non voglio autografare, capitemi, regà. Me ne voglio andare. Sì, voglio guidare, voglio accelerare, poi voglio rallentare che devo curvare, poi voglio riaccelerare, ma voglio fermare lontano da qua. Francesco, perché non sei a giocare con i tuoi amici? Ma chi è? Io, Dio. Ah, ciao. Francesco, che ti succede? No, non è che... a me mi piace giocare, però probabilmente mi piace questa cosa. Francesco, sono Dio, ho creato l'universo, ma non ho capito un accidente. No, stavo a dire, a me mi piace da giocare, però mi stanno a evitare, mi hanno parodiato. Dice, quando metto tre parole in fila non so parlare, a me non mi va. Veramente non ne sai mettere in fila nemmeno due? A volte ci metti pure te. Francesco, guarda cosa sarebbe stata la tua vita se tu fossi stato un intellettuale. Un intellettuale. Va bene, avevo capito. Nella research, nella sua ricerca, Proust ci introduce nella dimensione del tempo come filo conduttore esistenziale, come si fa a fare lezione se voi non l'aspettate, ragazzi, per favore. Buongiorno signor presidente, ragazzi. Mi sembra che lei non sia in grado di tenere a bada la classe. No, signor presidente, ragazzi, sono un pochino. Le ricordo che lei è precario. Ma vedrà, io sarò in grado già da domani di tenere. Ecco, da domani. Grazie. Così ti fai trattare dal preside, eh? Professor Totti, precario, sei in un morto da fame. Perché cosa spendi i soldi? Per i libri, libri. Aveva ragione mia madre, mi devo sposare uno ricco, un architetto, mi devo sposare un dottore, un medico. E invece no, chi mi sono andata a sposare? Il professor Totti, precario. Hai visto, Francesco? Non è meglio rimanere come sei e beccarti un contratto da 61 miliardi, eh? Ma sa che è meglio. Ma sa che è meglio. È meglio. È meglio. Ciao, regà. Non voglio più cambiare. Che me frega di parlare? L'importante è solo giocare. E poi le tue parole le conosco. Forza Roma.